Buonasera. Vedo che siamo fra amici questa notte. È un po' come trovarsi nel salotto di casa. Beh, lì forse è un po' meno umido, ma comunque l'importante è essere rilassati, perché così meglio si possono ascoltare i figli della notte. Forse spiriti della notte, o forse fantasmi. Cose inaudite e stravaganti si appressano. Ora leggerò nella tua mente. Userò l'ipnosi per fare questo. Segui la mia mano lentamente. Lentamente le tue palpebre sono sempre più pesanti. Tu sei stanca, hai sonno, ti rilassi. E sei pronta, ricettiva a seguirmi mentre mescolo questo mazzo di carte, un normale mazzo di carte, che io mescolo e dispongo qui sul tavolo, dove tu verrai e sceglierai una carta liberamente. Prego, ora deponi la carta qui, davanti a me. Grazie. Io raccolgo il mazzo e prendo la carta che tu hai scelto. Questa è la carta che tu hai scelto, la tua carta. Ora prendo questa carta e la metto nel mazzo, dentro il mazzo, in qualsiasi punto, perché la tua carta sta qui insieme a tutte le altre. Ed ora io mescolo il mazzo e poi lo taglierò. Taglierò il mazzo come normalmente si fa, con un mazzo di carte con cui si sta giocando. Ed ora qui, la tua carta, che sta qui dentro, io la vedo, la sento. So che è una carta scura, una carta nera. Io leggo nel tuo pensiero che è una carta di picche. E questa carta di picche ora io la farò salire lentamente dal fondo del mazzo verso la cima, su, su, sempre più su, e il tuo asso di picche è proprio qui. Saluta i nostri spettatori, per cortesia. Tu sei? Sono Kalkur, vengo da Ungheria. Sei Gabor, il grande mago ungherese? Da, io sono Kalkur. Sono venuto da Ungheria per fare il grande spettacolo qui. E il tuo viaggio per venire qui da noi è stato faticoso? No, è stato un viaggio in treno, io ho venuto con treno, da. In treno c'era tanta gente. Tutta questa gente loro parlava di uomini e donne. La gente sul treno parlava di uomini e donne. Ah, che ho detto io? E tutti questi loro parlavano e dicevano che uomini sa sopportare dolore meglio che donne. E allora tutti erano d'accordo, ma ora signore anziano mi ha detto che no. Un signore anziano ha detto che non era così. Ah, lui ha detto che ha visto donne di sopportare dolori che uomini guai, capaci di sopportare. Allora tutti hanno chiesto se lui è ostietrico. Ma lui ha detto che no, lui ha detto che è commerciante di scarpe. D'accordo, carina la barzelletta, però questo non è uno spettacolo di barzellette, questo è uno spettacolo serio. Siamo qui per fare degli esperimenti con il nostro pubblico e abbiamo chiamato te perché sappiamo che tu sei un cultore di scienze esoteriche e hai i poteri paranormali. No, io ho molti poteri paranormali, io faccio quello che si torna il piccolo, che si raccoglie il piccolo. Parapsicologia? No, parapsicologia, l'ho detto io. Va bene. E
sentimento di poteri paranormali e chiamiamo la nostra assistente Marta Farra che ci aiuterà. Sette di cuori, ancora più veloci. Passa di fiori. Due di cuori.